Intanto buon pomeriggio, come recita il proiettore alle nostre spalle, noi siamo Filippo Solibello e Massimo Cirri, nella vita ci capita di fare la radio e siamo qua quest'anno al Salone del Libro a Torino perché ci è capitato anche di scrivere un libro. Il libro si intitola Nostra Eccellenza e ve lo presentiamo qua oggi, ve lo raccontiamo in compagnia di alcuni dei protagonisti del libro stesso. Quindi prima però Filippo va detto che purtroppo piangiamo l'assenza di Bruno Gambarotta, che ha avuto un piccolo problema e purtroppo non è qua, non può essere qua con noi a celebrare, e ne sentiremo la mancanza, però vedrete come leggete alle spalle intervengono. Sì. Per fortuna siamo al Salone del Libro, se eravamo al Salone del Gusto, chissà dove finiva il rispetto della lingua patria, però è stato corretto, è stato prontamente corretto. Intervengono al volo, sì. Velocissimo, intervengono e gli diamo, siamo loro grati dello sforzo che hanno fatto di essere qui, come siamo stati molto grati di averli incontrati radiofonicamente prima e poi nelle pagine del libro. Intervengono, ormai sono legato a questo verbo. Tre pezzi molto belli di un'Italia che abbiamo con piacere incontrato. Sono il sindaco di Verbania, l'assessore all'ambiente del comune di Torino e un architetto di cui poi vi racconteremo. Loro sono alcuni dei protagonisti di questo libro e ci piace averli qua perché è come se, per fare dei paragoni blasfemi, come se non so, Manzoni avesse potuto fare le presentazioni dei Promessi Sposi con Renzo e Lucia. È bellissimo, loro sono dentro il libro, ma noi ce li abbiamo qua, li possiamo vedere, toccare e ci possiamo parlare. Intanto magari è bene dire due cose sul libro, su che cos'è Nostra Eccellenza, su perché lo abbiamo scritto e sul perché abbiamo deciso di raccontare questo pezzo d'Italia. Massimo. Succede che quando ti capita, un po' per caso, come molte cose che capitano alla RAI, alcune capitano per caso, altre meno, ti capita di andare in onda nella metà pomeriggio con un vago mandato di provare a raccontare qualcosa di interessante per gli ascoltatori, una fascia particolare degli ascoltatori, gli italiani, che, essendo l'ora quella che è, sono reduci da una giornata di lavoro, di attività, di intrapresa e si accingono a tornare a casa, insomma è quell'ora particolare in cui si sono un po' smesse di fare le cose e si è in quel tempo sospeso, a volte breve, a volte lungo, perché la lunghezza del tempo sospeso dipende da quanta coda si trovi sulle varie tangenziali che siamo costretti ad attraversare mentre cerchiamo di compiere la nostra vita. E succede che quando si è in quel tempo sospeso, in cui le persone che ti ascoltano hanno appena smesso di fare qualcosa, viene molto naturale, se interpreti il mandato di fare della radio comunitaria come l'abbiamo interpretato noi, continuare un po' la riflessione sulle cose che sono state appena fatte nella giornata lavorativa nel paese. E quindi capita a volte di dover raccontare delle cose, delle vicende negative. Noi che facciamo comunicazione siamo più attrezzati culturalmente a raccontare il negativo, a volte però ci siamo interrogati, è doveroso interrogarsi su come si debbano raccontare e come si debbano cercare, guardare le cose positive che sono appena trascorse in quella giornata che sta volgendo a termine. Qualcuno dice che le cose negative fanno di per sé un rumore, hanno una drammaticità che buca di per sé l'altoparlante o lo schermo, per cui la rapina di un ufficio postale è una cosa facile da raccontare, è doveroso raccontarla, però a un certo punto noi abbiamo cominciato a riflettere sul fatto che anche un ufficio postale che lavora bene o un ufficio postale che ha innovato qualcosa rendendo più veloce, più efficiente il suo lavoro ha la stessa dignità di essere raccontato, e allora bisogna trovare un modo per raccontarlo, un linguaggio, un ragionamento, un'epica, però che questo vada fatto, perché questo è compito del servizio pubblico. Facendo questo ci si diverte di più, perché chi fa delle cose positive poi si diverte a farlo. Io spero che questo divertimento venga fuori poi nelle esperienze che raccontiamo qui, e si disegna un paese più aderente al reale, perché sennò a leggere solo le prime pagine che parlano di uffici postali rapinati sembra che sia solo fatta di questo l'Italia, ma non è fatta per fortuna solo di questo. E nel libro raccontiamo di un'Italia che, come diciamo noi, reagisce. È, se vogliamo, l'altra faccia della medaglia della casta, è quella parte di ceto politico che non sta molto sulle prime pagine dei giornali o in televisione, ma
è quel ceto politico che fa le cose in maniera molto pratica, molto concreta, è quell'Italia che non spende ma risparmia, è l'Italia dell'eccellenza, della qualità nelle piccole e nelle grandi cose. Ci sono storie di ogni tipo, dalla scuola pubblica che si inventa i motorini a metano, i primi mai fatti al mondo, l'ha fatto un istituto tecnico di Rimini, l'Alberti di Rimini, con un professore invasato di motori e dei ragazzini romagnoli, giustamente discepoli di Valentino Rossi e del moto mondiale. Si sono inventati dei motorini a metano che fanno più di 100 chilometri con un euro di metano. Ci sono le storie incredibili di comuni i cui dipendenti vanno a caccia di funghi che poi rivendono per cercare di riempire le casse dell'erario comunale. Ci sono storie di ogni tipo e io direi forse, Massimo, che possiamo iniziare dalle tre storie che abbiamo portato qua quest'oggi. Sono tre storie piemontesi, tre storie che girano da queste parti, secondo noi straordinarie. Partirei dal primo ospite. Lui è sindaco non di un piccolo paesino, è sindaco di un capoluogo di provincia, Verbania. La conoscete, è qua vicino, una splendida località sul lago. Ebbene, lui, il sindaco Zanotti, un bel giorno ha deciso, per fronteggiare il problema del traffico, dello smog e insomma tutto quello che ci sta intorno e che rende così terribile le nostre giornate, ha deciso di fare una cosa, secondo noi, straordinaria. Ci dica lei, sindaco, che cosa ha deciso di fare. Ma se lo definisco in termini amministrativi si capisce poco. Si chiama abbonamento di municipalità. Il logo promozionale è Libero Bus, la sostanza: tutti a Verbania usiamo i mezzi pubblici gratis. Si fermi. Quest'uomo, che è sindaco di un capoluogo di provincia, ha fatto gli autobus gratis nel suo comune. Gratis, cioè i cittadini di Verbania prendono l'autobus e non pagano il biglietto. Facciamogli almeno un applauso. Lo dico. Non è uno scherzo, non è finto, non è che l'ha fatto per un mese, ha fatto un weekend, no, sempre. Sì, lo abbiamo introdotto sperimentalmente il 1° maggio, non il 1° aprile perché avrebbe portato male. Il 1° maggio, abbiamo fatto slittare di 30 giorni appositamente, il 1° maggio del 2007, lo stiamo riproponendo per 2 anni perché nel campo della mobilità urbana le nuove abitudini devono gradualmente affermarsi. La sostanza è molto semplice. Abbiamo concordato con la nostra azienda del trasporto pubblico, che è un'azienda a capitale pubblico, di indennizzare con un contratto pagato dal comune quello che l'azienda avrebbe perso tra abbonamenti e biglietti sull'utenza di Verbania. Verbania, io sono anche emozionato di essere qui oggi perché noi siamo il comune, il capoluogo di provincia delle 8 province piemontesi, il più lillipuziano. Siamo 31.000 abitanti, nulla di comparabile con la corazzata di Torino. E guardiamo dal nord-ovest, dal nord-est più lontano il nostro capoluogo di regione. A Verbania i cittadini esibiscono eventualmente a controllo la carta di identità e con la carta di identità possono viaggiare gratuitamente entro tutto il perimetro del comune. Siamo 31.000 abitanti. No? Il comune di Verbania è molto grande. Il comune di Verbania è particolarmente esteso territorialmente perché ha pochi abitanti, ma ha un territorio ampio perché nel 1939 è stato costituito fondendo numerosi piccoli comuni che prima si affacciavano sul lago, per cui abbiamo una condizione ancora molto policentrica. Questo ha sempre un po' penalizzato il trasporto pubblico perché le percorrenze tra una frazione e l'altra sono particolarmente impegnative. Per incentivare potentemente l'uso del mezzo pubblico abbiamo scelto la soluzione più hard: tutti gratis, paga il comune, che vuol dire tutti gratis, paghiamo noi tutti come municipalità. Quando lei dice paghiamo noi tutti, vuol dire che l'incidenza poi di questo provvedimento sulle tasche di ogni singolo cittadino, in realtà abbiamo scoperto, poi è microscopica rispetto al vantaggio che si ha.